Benvenuti amici di Zit Gonair, siamo qui alla manifestazione Scienza Under 18 di Monfalcone. Siamo qui con Marco e Amanda. Io sono Lombardi Giuseppe, lo speaker. Siamo qui a uno stand dell'ISIS Galileo Galilei di Gorizia per parlare di? Degli inchiostri. Spiegaci un po' questo stand. Qui parliamo principalmente degli inchiostri, ovvero delle miscele di sostanze composte da polimeri e additivi scomposte negli opportuni solventi. Gli inchiostri principalmente si dividono in composti a base oleosa, che vengono usati principalmente per le penna sfera, inchiostri a base acquosa, che vengono usati per il trattopen, i pennarelli e le stampanti, e inchiostri a base solvente, che vengono usati per le vernici e le lacche. Noi con gli inchiostri abbiamo fatto anche il processo della cromatografia, che vi introdurrà Amanda. La cromatografia è un processo durante il quale noi scomponiamo gli inchiostri nei loro componenti e utilizziamo i vari solventi, deboli o forti, a seconda di quanto è vecchio un inchiostro. E da questo esperimento abbiamo dedotto che, per esempio, i pennarelli sono composti dagli stessi componenti, però in proporzioni diverse, e che, per esempio, una BIC è composta anche da inchiostri come il giallo e come il blu. Grazie mille ad entrambi. Cosa ne pensate comunque di questa manifestazione? È coinvolgente parlare anche con bambini o gente di tutte le età? È bello perché ci si può confrontare fra varie scuole con le proprie esperienze fatte nei laboratori e quello che si è scoperto. È una buona occasione per scoprire cose nuove. E siamo qui con la seconda parte del progetto precedente per finire un discorso riguardo alle stampe, giusto? Io sono Pietro e parlo della litografia e offset. La litografia è una tecnica di produzione meccanica che sfrutta diverse proprietà chimiche degli inchiostri. Si rende pure la superficie della matrice dove va messo l'inchiostro e polare dove c'è la zona dell'acqua. L'invenzione della litografia è dovuta ad Alois Schönefelder. E la data di invenzione è al 1796. La matrice è fatta di pietra calcarea, granulosa e costituita da carbonato di calcio. La superficie della pietra viene lievitata con del pomice. Si disegna con una matita litografica con dell'inchiostro con dell'inchiostro litografico, che sono composti da sostanze grasse. Finito il disegno si spegne la pietra con un liquido a base di acido nitrico per aumentare la porosità. La stampa avviene dopo 24 ore dalla preparazione mediante il torchio litografico. Si mette il foglio di carta da stampare, si aggiunge altri fogli e un cartone gassato e alla fine il tutto viene compresso. Ad operazione ultimata il foglio viene tolto e fatto asciugare. Poi c'è l'offset, che è una tecnica di stampa moderna basata sul principio della litografia. Anziché stampare il foglio direttamente con la pietra, è una stampa indiretta, perché si sfruttano i rulli in cui ci sono quattro stazioni che appartengono a un colore diverso, ma ce ne può essere anche una quinta perché possono essere colori un colore particolare. L'inchiostro viene introdotto nel calamaio, poi passa ai rulli. Il foglio passa attraverso questi rulli che viene fatto passare con l'inchiostro. Fatto questo, il foglio viene fatto uscire senza essere compresso. Grazie mille per questo stand, abbiamo chiuso, linea allo studio.